dalla mia esperienza personale, da quando sono presidente, devo dire che purtroppo il fenomeno della violenza è molto più esteso di quello che può sembrare. Veramente ogni giorno si rivolgono delle donne che hanno delle situazioni particolari e che molte volte non hanno la forza e il coraggio di denunciare il proprio maltrattante. Quindi lo scopo di questo cortometraggio è proprio quello di sensibilizzare, perché ha appunto un lieto fine, e di dare a quelle donne la forza di rivolgersi alle autorità competenti, ai centri antiviolenza, per uscire da questo tunnel. C'è da dire che Pescara, da informazioni assunte presso il GAV, istituito dalla dottoressa Mantini, sembrerebbe essere una delle città in controtendenza dove vi è un grosso numero di denunce per violenza di genere, quindi dentro le mura domestiche. Poi sicuramente la pandemia ha aumentato questo fenomeno, quindi ha dato una maggiore forza alle donne per denunciare, visto che sono state costrette a stare mesi e mesi insieme appunto ai maltrattanti, e quindi la situazione molte volte è diventata difficile, e quindi alla fine molte si sono rivolte alle istituzioni, ai centri antiviolenza accreditati. Metà gennaio più o meno sono venuta a sapere di miei video che giravano, che mi riguardavano, e sono stata 2 settimane in silenzio perché avevo paura di denunciare, avevo paura della vergogna di qualsiasi cosa, non sapevo cosa fare, mi ero chiusa in casa e dopo circa 2 settimane ho trovato la forza di andare alla polizia, sono andata da sola e la polizia mi ha accolto a braccia aperte e mi ha aiutato immediatamente riguardo questa storia. E avevano visto che, hanno riconosciuto anche loro che fosse una cosa molto complicata, perché i video che mi riguardavano avevano già fatto il giro di tutta Italia praticamente, e erano stati caricati su siti ed erano stati anche acquistati diverse volte. Quindi la polizia, quando ha saputo di tutto quello che era successo, si è messa immediatamente all'opera, e adesso siamo a maggio e stiamo ancora cercando di risolvere qualcosa. In un primo momento gli unici messaggi che ricordo erano: Diana, cosa hai combinato? Erano questi messaggi che mi arrivavano, solo e unicamente questi. Diana, cosa è successo? Cosa hai combinato? Cosa hai fatto? Quando in realtà io non ho fatto niente. Adesso, a distanza di mesi, posso dire che non ho fatto niente di illegale, nessun reato, mi sono soltanto divertita nel mio privato. E devo dire che dopo tante critiche ho ricevuto anche tanto sostegno e tanta solidarietà dalle persone. Quindi è giusto denunciare? Sì, assolutamente sì, è la cosa migliore da fare. Non mi sento di dire che è la prima cosa che ho fatto, perché non è vero, perché ho avuto paura e c'è stata tanta vergogna, però è la cosa che mi ha aiutato di più.